Ho sempre creduto che fosse il destino a scegliere la nostra strada. Entrambi separati da un pianeta prossimo all'autodistruzione quando ancora erano bambini, atterrati sulla Terra in contesti diversi, Metroman e Megamind sono l'uno lo specchio dell'altro. Il primo, bello, atletico e pieno di tutte le virtù, è l'idolo delle folle già da piccolo. Il secondo, cresciuto in un penitenziario, di attitudine curiosa ma molto più imbranato, non può che dedicarsi al mare pur di poter riuscire in qualcosa, pur di essere qualcuno. Nascono così il supereroe e il supercattivo di Metro City. Uno mette in pericolo la città, l'altro salva le persone. E io adoro te, cittadino qualunque. Mentre l'altro... Un tavolo per due. Sarà temuto. Che c'è? Che c'è? Megamind è la nuova pellicola della DreamWorks Animation, che tenta di bissare i successi dei suoi precedenti film Madagascar, Kung Fu Panda e Shrek. Diretto da Tom McGrath, interpretato per quel che riguarda il cast vocale originale da Will Ferrell, Brad Pitt e Tina Fey, la pellicola si avvale naturalmente di avanzatissimi effetti speciali in 3D. Di un eroe. Dovrai essere tu. Lui risponderà alla chiamata. Pronto? Megamind è come un bambino, non ha avuto una vera infanzia, è sempre stato un outsider. Cerca di fare del suo meglio e si scoprirà diverso da come aveva immaginato. Se non te ne fossi accorto, sei caduto nella mia trappola. Quando Megamind riesce nell'impresa che sembrava impossibile di distruggere Metroman, la sua esistenza da supercattivo non sarà più la stessa e per non sentirsi solo darà vita ad un nuovo superbuono contro cui battersi, anche se in realtà scoprirà che forse il buono, per una volta, dovrà essere lui. Sì, è ovvio, non è un bene per il bene, ma è per il bene del male. Roxanne è la reporter che attacca sempre Megamind e i suoi crimini, ma sarà anche quella che ne scoprirà per prima il lato buono. Qual è il piano? Si basa molto sul non morire. Bello il tuo piano. La pellicola offre uno spettacolo ricco sul piano visivo, sia per le scene d'azione sempre più coinvolgenti per lo spettatore, sia per le capacità ormai avanzatissime di rendere perfettamente attraverso la computer graphic le espressioni facciali dei protagonisti animati. La storia diventa così più umana e coinvolgente, il messaggio della pellicola, e cioè che ognuno può trovare il modo di esprimere la propria parte buona e di diventare a suo modo eroe, può essere compreso con più emozione e divertimento. Ti dispiacerebbe lavarlo il sacco? Può urlare quanto vuole, Miss Ricci, ma credo che nessuno potrà sentirla. Beh, non sta urlando, perché? Miss Ricci, se non le spiace? Sa, tipo... Ma questo è un urlo da donnicciuola.